Ciao a tutti dalla vostra Mare in Crisi e bentornati sul mio canale. Ragazzi, finalmente lo posso dire, è arrivata la nuova Big Shot, la versione Plus, e adesso l'aprirò insieme a voi e vi dirò tutto quello che c'è dentro e faremo anche qualche piccola prova. Prima di iniziare questo scartamento di pacco, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di seguirmi anche sui social che trovate scritto tutto qua sotto e di lasciarmi naturalmente una pioggia di like. Lanciamo la sigla e iniziamo subito a scartare. Con le forbici vado ad aprire. Abbiamo levato lo scotch. Wow, guardate! Non ci posso ancora credere. Questo penso che l'abbasserò perché è bello pesantuccio, devo dire. Saranno più di 5 kg sicuramente. Ce la posso fare, lo so, a poco riuscirò a far uscire questo pacco enorme. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Guardatela così. È il classico scatolo dove c'è sempre la bambina, la nonna e la mamma per rappresentare insomma le tre generazioni che possono usare questa macchina. Molto chiaro, diciamo, la pubblicità. Andiamo a scoprire cosa c'è al suo interno. La prima cosa è una fustella, poi ve la farò vedere bene. Ho preso un altro pezzo, è la manovella per girare la Big Shot. Dai Mari, ce la puoi fare. Perché ragazzi, vi giuro che è molto pesante. Oh, ed eccola qua, ho cambiato anche inquadratura così forse la vedete meglio. È enorme rispetto a quella che avevo prima, non so se la riuscite a vedere bene. Vi dico le dimensioni di questo lato, che quello era veramente piccolino, arrivava più o meno qui, quindi saranno un 4-5 cm più grandi. E siamo al di là dei 20 cm, quindi veramente ci sta di tutto. Ma vado a prendere gli altri pezzi, vediamo cosa ci hanno mandato. Io ho preso lo starter kit, quindi mi hanno inviato veramente tante cose. Vado ad aprire. La prima cosa che noto è questo pezzo qui, ovvero la piattaforma per dare lo spessore. Guardate quanto è grande, è veramente enorme. È larga 22 cm e mezzo ed è lunga 38 cm. È la cosa che sto notando, che a differenza di quella standard che aveva le altre piattaforme incollate a queste, semplicemente si aprivano così per decidere lo spessore ideale, loro invece mi hanno dato diverse piattaforme. Abbiamo quella più sottile e quella sottilissima, quindi abbiamo quella grande, quella intermedia e quella sottilissima. Questa è più indicata, a quanto ho capito, perché ancora non l'ho studiato, per fare l'embossing, ovvero per la carta e il cartoncino. Questa invece la consigliano più per le fustelle metalliche, come potete vedere, però vi ripeto, ancora non l'ho studiato e non l'ho letto. E questo è invece quello classico. Sempre nello starter kit ho trovato queste, ovvero le fustelle metalliche. Se non ricordo male, questa grande che circonda tutte le altre dovrebbe dare la forma a una scatolina. Però inoltre mi hanno dato una farfalla, una fogliolina a forma di cuore e due foglioline, una targhettina, quelle che sembrano quelle dei vestiti praticamente. Questo non so, una decorazione quadrata, però penso che vada nella scatolina. Due rondelline, un bel fiore, come potete vedere, un altro cuore e una farfalla sotto sopra. E poi questa graziosissima decorazione che potrà servire molto sia per lanterne e per scatole, anche per fare le cornicette, è veramente molto utile. Poi cosa ho trovato? Cartoncino per fare dello scrapbooking. Guardate che bellino, le nuvolette, le mongolfiere, questa è tutta decorata, anche questa con l'azzurro, e basta, non ce n'è più, sono soltanto 5 fogli.
Questo per esempio per fare biglietti d'auguri, cartoline o per ringraziare qualcuno, insomma sono l'ideale. Poi ho trovato questo, è della semplice stoffa per fare le nostre decorazioni. Ha una fantasia veramente graziosissima. Chissà se la userò e per cosa, intanto la conservo. Ho trovato questo. Anche questo è del cartoncino per lo scrapbooking, è un po' più piccolino rispetto a quello, vedete, e la fantasia è più o meno uguale, è un cartoncino abbastanza rigido. E guardate, finalmente posso vedere i pad, ragazzi, immacolati. Sarà la prima e l'ultima volta che li vedrò così, perché appena andrò a fare il minimo ritaglio si inizieranno a fare le righe. Cioè è veramente un peccato usarlo, si vede la mia immagine riflessa anche sul vetro, fa niente. E infine ho ricevuto questa fustella, sono fiori, vedete, cuori di diverse misure, ancora fiori, poi c'è la foglia, questa qui, e un'altra farfalla, vedete. Adesso voglio andare a fare qualche piccola prova per capire anche le misure che devo usare, perché anche per me è nuova, ero abituata a quella, quindi anche io devo iniziare ad abituarmi un po'. Levo il tappo, questo laterale, qua abbiamo giravite, bullone e vite. Inizio prima un po' con le dita, poi prendo questo e continuo. È avvitata per bene e poi con la gommina che mi hanno regalato sempre loro vado a coprire tutto. Questa conservatela bene perché dopo un poco che girate la manovella si ammorbidisce e quindi dovete stare lì ad avvitarlo di nuovo. Prenderò un po' di gomma Eva, voglio provare questa fogliolina verde che l'ho vista tante volte in molte foto e voglio vedere finalmente qual è il risultato. Ho preso per adesso degli scatti, non fate caso ai colori, ma è semplicemente per trovare la big shot. Quindi la prima cosa da fare è quella di prendere pad. Non lo voglio graffiare, guardate come scivola bene. Quindi metto la fustella, questa bella grossa, e vado a fare il mio classico sandwich. E poi semplicemente premo e giro. Sto per fare, ragazzi, il primo graffio iPad. Cioè, guardate cosa sto facendo per voi. Metto la mano qui. Oh, lo sentite come graffia? E poi lo giro al contrario. Ho ufficialmente fatto il primo graffio iPad insieme a voi, però, quindi vi ho reso partecipe di questo momento. E guardate che bellina la fogliolina, è venuta graziosissima, penso che la userò tantissimo in molte creazioni, soprattutto nelle lanterne, perché mi piace molto l'effetto. Adesso invece voglio provare questo bel fiore, ve lo faccio vedere così, guardate che bellino. Questo lo metto così. Qui vado a mettere un pezzo di gomma Eva, sopra metto il fiore, allineo tutti i pezzi . Wow che bello, guardate che carino, bellissimo, mi piace un sacco, è un disegno bellissimo. Anche questo penso che sarà usato molto. Bene ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi ho mostrato il mio regalo di Natale che mi ha portato Babbo Natale personalmente, anche se devo un po' rimproverarlo perché me l'ha portato con qualche giorno di ritardo, però il regalo è stato graditissimo. Devo dire che al primo acchito, perché l'ho usata veramente poco, sono molto soddisfatta perché è veramente grande, ne trarrò davvero tanti benefici, soprattutto con le fustelle un po' più larghe, perché prima avevo difficoltà avendo quella standard e ormai quasi tutte le fanno più grandi, altrimenti verrebbero oggetti troppo piccoli, quindi adesso finalmente posso usare le fustelle più grandi che tutti usano. L'unica cosa è che è un po' pesantuccia, quindi spostarla da un posto all'altro non va bene, gli troverò una posizione e userò quella lì.
Fatemi sapere chi di voi l'ha usata, chi di voi l'ha comprata in questo periodo, come si è trovata, come si sta trovando, pregi e difetti, ditemi tutto, se volete che io faccia qualche prova in particolare, e insomma fatevi sentire nei commenti, sia qui sotto che anche su Facebook o su Instagram, dove preferite. E io vi mando un grande bacio, vi auguro soprattutto buon anno, che ancora non l'avevo fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!